Io proverò dal medico di sanità pubblica a condividere con voi un'interpretazione di quelli che possono essere considerati i determinanti di stadi del cibo e dei sistemi alimentari alieni. Chiaramente, se avessi la risposta a tutto quello che prevede il titolo, sarei già un premio Nobel e come dire, sarei molto affermato. Non ce l'ho la risposta completa, ma qualcosa probabilmente riusciremo a intravedere tutti insieme. Ovvero, intanto cibo come diritto, cibo come privilegio, e vedremo che non sono esattamente la stessa cosa. Così come diritto e dovere del buon consumo di ciascuno di noi sono limitati da un assetto socio-economico, evidentemente, con i quali le nostre comunità debbono convivere e debbono necessariamente, come dire, applicare. Ovvero, eccoci qua. Mi rode molto partire con Michael Pollan. Perché? Perché è un americano. Farsi insegnare cultura alimentare da un americano è qualcosa che mi rode molto. Però effettivamente chi di voi ha letto Il dilemma dell'onnivoro in difesa del cibo, Michael Pollan descrive appunto il fatto che effettivamente cibo e persona stanno in una relazione dinamica che è fatta soprattutto di cultura, è fatta anche di amore, è fatta di sensazione, è fatta di tante cose diverse. Per arrivare invece a una realtà tutta nostra. Ricordiamoci che questo è il secondo libro più edito nel mondo dopo la Bibbia, Il Pellegrino Artusi. E Il Pellegrino Artusi, che ricorda nel sottotitolo di Genere, Economia e Buon Gusto, dice una cosa essenziale in premessa che è un po' la negazione di quello che è il mondo odierno dell'alimentazione, ovvero la funzione fondamentale dell'alimentazione è nutrirsi. Nutrirsi. Ed invece in questo momento non ci alimentiamo affatto per nutrirci, ci alimentiamo per qualche altro motivo. Perché? Perché, e non bisognerei mai, come dire, di rubare il campo alla psicologia, all'interno di Vincenzi, che qui ci mancherebbe altro, ma noi siamo sempre affamati di cibo anche e soprattutto a pancia piena. Perché il cibo è stato usato dalla cultura o dai sistemi di potere contemporanei e anche nel passato per tanti motivi diversi. Come arma di dominio, come arma di controllo di coscienze di popoli. E in questo momento il marketing, una vera e propria scienza, fa qualcos'altro, ovvero ci fa immaginare un mondo che vedremo non esiste affatto. E allora, ricordiamoci però che il nostro background sul cibo è un background soprattutto valoriale, di valori. E i valori dove li ritroviamo? Per esempio nella simbologia religiosa. Se andiamo a considerare quello che è il vino mistico della cantina Lentulus o quello che è il simbolo cristiano di spezzare il pane, sappiamo bene cosa alludiamo e che cosa intendiamo. Ma nelle varie religioni principali del mondo il cibo è sempre fortemente presente. Nei 613 precetti dell'ebraismo la gran parte di questi è dedicata all'alimentazione. Se consideriamo il Ramadan o anche il cristianesimo, ma anche se in maniera un pochino più lassa, ci sono determinati divieti che riguardano il cibo o ci sono determinati comportamenti suggeriti per il cibo. Così come nell'induismo, nel jainismo, nel buddismo e così via, dove l'attenzione è soprattutto sulla carne, e sulla carne torneremo. Poi, naturalmente, alimentarsi e anche sognare. Quando sognare soprattutto? Quando il cibo ce n'è davvero poco. La cuccagna non era il sogno di sposarsi il calciatore, sposarsi la velina, andare con la Ferrari o avere tanto oro, ma era vincere i salami. Quindi sostanzialmente era una cosa molto diversa rispetto al concetto di erba. Dopodiché anche gli antropologi si occupano di quella che è la relazione tra cultura e cibo. E in particolare Mavinari spara per esempio dei gustemi, del codice del sapore, del fatto che attraverso il codice del sapore noi siamo in grado di comunicare in modo diverso rispetto addirittura alla comunicazione linguistica. Oppure Lévi-Strauss quando parla del mito arrosto contro il mito bollito e tra l'altro in maniera direi molto maschilista attribuisce il mito arrosto all'uomo e il mito bollito alla donna, ma poi vedremo come mai, non perché le donne sono bollite tutt'altro, ma per altri motivi che vedremo. Quindi sostanzialmente una relazione così dinamica si sviluppa in un certo senso da qui, ovvero da quello che diceva Ludovico Feuerbach a qui. Quello che dice questo signore qua, Sigmund Bauman, ovvero consumo dunque sono, perché in questo momento il consumo e non l'alimentazione, il consumo alimentare è quello che fa un pochino la differenza sui nostri sistemi e sulla nostra identità alimentare stessa. Però il cibo è potere.
senza andare a recuperare Napoleone e il generale d'inverno, ricordiamoci cosa dicevamo nella prima e nella seconda guerra mondiale: il cibo vincerà la guerra. E gli alleati hanno bisogno di carne, di uova, eccetera, eccetera. Il resto della popolazione, arrangiati, abbiamo una guerra da combattere, dobbiamo vincere. Dopodiché anche oggi esiste in realtà una vera e propria guerra per il cibo, fatta in maniera diversa, combattuta su altri fronti, su altri campi di battaglia, ma con una serie di determinanti che dobbiamo sempre considerare se vogliamo capire perché mangiamo in un certo modo. Per esempio, lo stato dell'ambiente. Potremmo continuare ad essere altrettanto produttivi come lo siamo adesso, dove sostanzialmente produciamo per oltre 9 miliardi di persone, ma siamo 7 miliardi, quindi c'è qualcosa che non torna. Gli assetti socio-spaziali del territorio, ci torneremo su questo, ma è chiaro che le periferie delle grandi città, dei grandi agglomerati urbani, mangiano in modo completamente diverso rispetto, per esempio, ai centri storici. L'equità economica, la giustizia sociale, la sicurezza dal punto di vista della sicurezza alimentare, organolettica, ma anche della quantità alimentare, gli assetti politici e gli equilibri sociali che il cibo muove, senza andare a toccarlo oggi, ma sulla teoria del cosiddetto ultimo miglio, ovvero dal momento in cui il cibo va in scaffale all'ultimo negozio in cui viene depositato, c'è un mondo di guerra economica dietro. E quindi la cultura è tutto quello che vuol dire cultura. Diritto o privilegio? Beh, consideriamo il cibo un diritto. Se lo consideriamo un diritto, non dobbiamo schierarci in maniera, come dire, acritica. Se è un diritto, deve rispondere alle caratteristiche del diritto umano, ovvero essere inalienabile, universale, permanente, inclusivo e non negoziabile. E voi avete sentito alcune parti politiche dire qualcosa di diverso, per esempio sul diritto e sull'accesso al cibo. Se è un privilegio, è una cosa completamente diversa. Fortunatamente il cosiddetto TTIP, ovvero l'accordo di partenariato commerciale che riguardava anche i nostri sistemi alimentari, secondo me fortunatamente non è andato in porto. Ma è evidente che, per esempio, sul cibo ci sono grandi accordi decisi da altre parti, per esempio il famoso TRIPS e GATS, quelli che durante i moti di Seattle hanno fatto dire no TRIPS for GATS, un grande romano ha detto non c'è trippa per i gatti, e effettivamente è un po' così, trippa per i gatti rischia di essercene sempre meno. Ma vedete, come diritto, effettivamente esistono alcuni presupposti per immaginare il cibo in questo modo. Non voglio tirare un pippone che parte dalla Magna Carta fino in fondo, però dalla Magna Carta ad arrivare nel 1996 alla definizione, alla dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale, beh, ce ne passa e ce ne corre, ma è evidente che cibo come diritto è un versante esplorato. Ma esplorato dove? Vedete, ieri il professor Lopardo ci ricordava le nostre Bibbie laiche, ovvero le costituzioni dei vari paesi fondatori. Bene, in Costituzione italiana il diritto al cibo non c'è, in Costituzione statunitense il diritto al cibo non c'è, nelle varie grandi democrazie occidentali il diritto al cibo non compare. Potremmo ragionare del perché, io ho una mia ipotesi, se volete poi la condividiamo, ma in questo momento soltanto in alcuni grandi polmoni demografici, generalmente di paesi poveri, compare il diritto al cibo in carta costituzionale, quindi il diritto fino a un certo punto. Il cibo però non è democratico, non lo è mai stato. Questa, i nostri nonni se la ricordano molto bene, è la cosiddetta tessera del cibo o carta anonaria con cui si razionava il cibo durante il ventennio, favorendo poi il mercato nero, lo sfruttamento della popolazione e tutto quello che c'era. Ma è evidente che il cibo di per sé democratico un granché non lo è mai stato. E quindi, come dire, se c'è tutta una serie di cose per cui cibo e potere vanno a braccetto, si vengono anche a creare alcuni precetti. Mi è piaciuta molto, per esempio, la relazione del professor Galassi quando richiamava a certe abitudini, certe classi sociali in epoche che non ci ricordiamo assolutamente, di cui non abbiamo minimamente memoria, che determinavano certe malattie. La malattia non l'aveva mai per caso. E noi in realtà sul potere del cibo abbiamo costruito precetti, di natura anche medica, giusti, non dico sbagliati, ma siamo partiti da lì, ed in parte di natura comportamentale ed etica, le religioni che impongono. E se le religioni impongono, eccolo qua, la cultura del divieto, tipica del periodo oscuro, del Medioevo,
tipica per esempio delle descrizioni dantesche, dove si mortifica soprattutto che cosa? La carne. Perché? Perché carne è gola e carne è lussuria. E quindi dobbiamo necessariamente pensare che la carne è un qualcosa di negativo anche nell'alimentazione. Non lo è del tutto, è ovvio che non lo è del tutto, anche se, come dire, quello che abbiamo sentito recentemente, per esempio, dalla IARC, ci ha detto moderiamo il consumo. Privilegio. Lo sguardo accigliato di Papa Francesco qualcosa ci suggerisce su questo. Effettivamente Papa Francesco ha detto che sprecare cibo, e voi sapete che un terzo della produzione mondiale in questo momento finisce in pattumiera, è come rubare la mensa del povero. Ma effettivamente nel momento in cui il cibo non è più valore, ma è merce, la merce sta alle regole del mercato e quindi diventa un sistema industrializzato che percorre e precorre altri tipi di valorità. Non c'è dubbio. Si genera anche nel cibo e nell'accesso al cibo una sorta di naturalizzazione della miseria in questo caso, ovvero c'è chi mangia in un certo modo, c'è chi mangia in un certo altro modo, non certo per scelta, ma perché le condizioni di ricchezza più o meno sociale determinano tutto questo. E allora, da Annibale Carracci alle grandi, come dire, corti imperiali e nobiliari, è evidente che la differenza è profonda. Il mangiatore di fagioli che cosa mangia? Un po' di farro e un po' di fagioli. Questi che cosa mangiano? Tutte quelle o meglio, tutti quegli alimenti che fanno venire quelle malattie che esistevano anche nelle mummie. Quindi è evidente che esiste uno stigma sociale nell'accesso al cibo. Però la nostra identità alimentare, indipendentemente dal fatto che il cibo sia un diritto o sia un privilegio, si compone quantomeno di tre elementi, ovvero chi siamo, e tutti noi siamo diversi, anche se, come dire, in qualche modo siamo omogeneizzati in un certo modello culturale, la società a cui facciamo riferimento e i valori materiali del sistema di norme, di regole e di tecnologia che in un certo senso guidano la produzione, la distribuzione e l'acquisto di cibo. Società odierna e rete sociale che tiene o non tiene, che qualche volta si smaglia. Si smaglia perché? Perché per esempio per quanto riguarda il cibo, in questo momento la società percorre determinate direttive. Per esempio, una società più anziana, e voi avete visto per esempio nel passato cosa ha fatto McDonald's, ha detto I love it, cioè ha usato un verbo in forma transitiva, e voi sapete che i verbi affettivi in inglese non esistono in forma transitiva, cioè si sta comunicando in modo diverso. In questo momento non lo sta facendo, perché? Perché l'attenzione è alla nonna che dà l'euro al nipote per comprarsi la hamburger. Quindi sta comunicando in modo assai diverso. Una società che invecchia, una società dove le donne sono di più e spesso sono da sole, nuclei unifamiliari, economicamente polarizzata, multietnica urbanizzata. E governata da che cosa? Governata non più dalle abitudini, dalle consuetudini e da una cultura tradizionale, ma dalla mobilità, dalla velocità e dalla perdita di dimensione spaziale. Parafrasando Bauman, potremmo dire uno stile di vita alimentare liquido. Ciò nonostante, se vogliamo che un cibo entri nell'immaginario collettivo, dobbiamo fare in modo che susciti altri riferimenti. Siamo mobili, siamo liquidi, mangiamo tutto dovunque più o meno allo stesso modo, ma vogliamo altro. E se vogliamo altro, dobbiamo necessariamente cercare altro. Questa è la società dei contrasti. Nella società dei contrasti che cosa succede? Succede per esempio che non siamo più la società della sopravvivenza, quella che nasce dalla seconda guerra mondiale. Siamo la società dei consumi, un po' per scelta delle grandi potenze che decidono la guerra, tra l'altro. E la società dei consumi su che cosa si interroga? Per assurdo, sulla green economy. Nel momento in cui il consumo è la regola, vogliamo ritornare alla natura col biscottino, eccetera, eccetera, col mulino e vedremo qualche cos'altro. Poi che cosa succede? Succede anche un fenomeno abbastanza strano. È chiaro che quelle patologie che il professor Galassi ci faceva vedere, se hanno una base genetica, esisteva anche prima. Ma il diabete, che Luigi perdonami, tipo 2, quindi l'ho preciso per non cascare nell'equivoco dopo Ciccio, e l'obesità, fino a 100 anni fa, erano un privilegio di pochi, e oggi sono una pandemia globale, il che qualcosa sicuramente vuol dire. Il rovescio della medaglia qual è? È che ora i ricchi vogliono mangiare il cibo dei poveri, e di contro ai poveri offrono un cibo massificato a basso costo e con alto profitto. Questo è un
poi il paradosso della società dei consumi. E la ragione principale è di fatto negata. E allora che cosa succede? Succede che sostanzialmente si generano alcuni miti di cui hanno già parlato altri, molto più autorevoli di me, quindi vale abbastanza velocemente, ma tutta questa roba qua, la ricerca del principio miracoloso che si sente in vario modo, l'abbiamo sentita tutti. Io ricordo solo che per avere un effetto cardioprotettivo dal resveratrolo, io sarei molto contento perché berrei una media di 2-3 fiaschi di Chianti al giorno, ma probabilmente tutti i lampioni che trovo sulla strada li prenderei. Quindi dobbiamo un attimino darci una regolata sui principi miracolosi e la ricerca della chimica ad ogni costo all'interno di quello che mangiamo. E poi che cosa c'è? Dobbiamo smetterla probabilmente di cercare il santo grado. E dobbiamo ritrovare una complessità alimentare, una complessità dietetica, una varietà e una moderazione che ci possa riguardare tutti, lo dico dal medico di sanità pubblica, ma voi ne sapete molto di più di me. Uso una parola che non so nemmeno se esiste o se è corretta, l'incultura. Quanto è inculturale il food marketing? Il food marketing è una scienza molto bella e molto precisa, ma il food marketing ha fatto sì che le donne credessero a questo. Gente, questo signore qua sta a Los Angeles, non parla con le galline, sta nella società e nella città più urbanizzata del mondo, dove c'è un casino di persone, di macchine, e non ci parla con le galline. Anche perché noi dovremmo aspettarci che se le donne hanno creduto a questo, noi maschietti, opla, dovremmo credere a questo, alla scala che fa la maglietta e magari fa anche i dolcetti. Bene, ci prendono molto per i fondelli, diciamocela tutta. D'altra parte, la cosiddetta occidentalizzazione della dieta, da dove proviene? Proviene da molto lontano, ma non da tanto lontano, perché il paese autore di questa rivoluzione alimentare è rappresentato dagli Stati Uniti. E ricordiamoci che negli Stati Uniti manca una storia millenaria di abitudini alimentari, culinarie, gastronomiche, una vera e propria cultura del cibo. E oltretutto, anche adesso, quell'elevata tendenza alla mobilità che abbiamo sposato ed ereditato, che impedisce praticamente al territorio, si lega a uno stile di vita che è fortemente individualista. Tant'è vero che il welfare è quasi una bestemmia negli Stati Uniti, non scordiamoci. E se sposiamo quel modello alimentare, cibo uguale merce, è chiaro che la direzione intrapresa va in quel senso. D'altra parte, la dimensione fast intanto arriva, ed è già arrivata, e non è arrivata da oggi. Nel 63 questo signore, che ammiro oltremodo, Italo Calvino, scriveva nel Marco Valle al supermercato che cosa? Che se non riempiva il carrello, si vergognava a farsi vedere col carrello vuoto. Quindi il modello di consumo che passa anche nella letteratura, direi pregiata la nostra, anche se in realtà Marco Vallo al supermercato la prima volta è stato pubblicato sull'Unità, quindi su un giornale a tanta diffusione, non esattamente su un libro. Ma evidentemente questo è un qualcosa che passa o è passato nell'immaginario di tutti noi. Pensate per esempio oggi Walmart che cosa fa? Modellizza matematicamente le traiettorie dei carrelli. A che serve? A capire dove mettere la merce. Esattamente quello che ha fatto Cambridge Analytica per quanto riguarda i gusti di tutti noi. Lo fanno da molto tempo, non lo fanno certo da ora. Ha il secondo computer come capacità di elaborazione dati più potente del mondo dopo quello della NASA. A che servirà? A fare analisi dei dati di consumo e dei consumatori. Allora, questo ci dimostra una cosa, che la disponibilità di cibo oggi è molto superiore rispetto alla crescita demografica. Cioè noi abbiamo a testa più cibo rispetto a quanto avevamo in passato, il che vuol dire che ne produciamo più di quanto cresciamo come popolo complessivamente, e questo giustifica naturalmente spreco, merce, basso costo, tutto quello che volete. Però di quale cibo? Vedete, sul cibo lo stigma sociale o lo stigma razziale è forte. Questa slide di uno studio di un'università americana molto prestigiosa dimostra che a Chicago, dove esiste accanto Magnificent Mile e Cabrini Gardens, quindi diciamo il centro ricco della città e la povertà più totale, bene, il primo posto che per esempio gli ispanici o soprattutto gli africani americani trovano per fare la spesa è il fast food. Per trovare cibo sano, cibo healthy, anche se il sano non mi piace molto come termine, devono fare molti più meal.
miglia, molti più chilometri, che significa alla fine che non li fanno. E di conseguenza vediamo obesi, superobesi, anche, non soltanto, ma anche per ragioni francamente sociali, di come costruiamo i nostri assetti spaziali e sociali. Ma anche quando ci rivolgiamo al cibo healthy, ricordiamoci che è una insalata greca straordinaria sul piano del gusto, della salubrità, eccetera, eccetera, prevede ingredienti che mediamente vengono da 37 paesi. Quindi non è che possiamo combattere contro la globalizzazione, dobbiamo in un certo senso governarla, ma non abbiamo le armi per spuntare la globalizzazione.